Va bene, penso che possiamo iniziare, sono le 19 e quindi direi che possiamo iniziare. Allora, io non ho nessun tipo di feedback, per cui spero fondamentalmente di occupare quest'oretta nella maniera migliore. È sicuramente una modalità nuova, no? Una modalità anche piuttosto particolare, diciamo, per interagire appunto anche con degli studenti. Allora, io mi chiamo Marco Mancuso, sono direttore di un progetto editoriale culturale che esiste ormai dal 2005, quindi sono quasi 9 anni. Che si chiama Digicult. Adesso condividerò lo schermo un pochettino e guarderemo anche questo progetto. Innanzitutto ringrazio Stefano, Aurora e tutti i ragazzi che lavorano dietro il progetto Relational Design, no? Per darmi l'opportunità di essere qui con voi, anche se appunto in forma virtuale. E per darmi anche oggettivamente la possibilità di vivere questa esperienza che è sicuramente piuttosto particolare del Google Hangout. Io lavoro come direttore, come curatore appunto generale del progetto Digicult e poi parallelamente diciamo conduco una serie di attività che sono strettamente connesse chiaramente al progetto Digicult, che comprendono anche la parte di education, che comprendono appunto anche l'insegnamento. Io insegno in alcune università, tra Milano, Nord Italia e all'estero anche, per cui insegno alla NABA, qui a Milano, insegno allo IED, insegno all'Accademia di Bergamo. Insegno al Master di Interaction Design che ha come acronimo MIND presso la SUPSI di Lugano e sono visiting professor ad una scuola che è in realtà un master chiamato Transmedia collegato alla St. Lucas che è l'accademia per l'appunto di Bruxelles. Per cui ho generalmente modalità di insegnamento di fronte anche a classi numerose. E una delle cose più interessanti spesso appunto è anche la modalità di interazione che si ha con gli studenti, che è sempre abbastanza particolare. Questa appunto è una modalità nuova, cerchiamo per l'appunto di renderla il più interessante possibile, sono convinto che ci riusciremo. E niente, io partirei per l'appunto da quello che è poi il motivo, secondo me, appunto, per il quale sto parlando qui con voi all'interno di un master denominato di Relational Design, proprio perché tutte le mie attività, sia attività professionali che per l'appunto attività poi collegate all'insegnamento, attività collegate alla curatela di eventi e attività anche legate in senso più ampio al management del progetto Digicult si affidano e si basano dal 2005 ad oggi quasi esclusivamente su modalità relazionali. Sono totalmente incentrate appunto su modalità relazionali e anche proprio il mio percorso di insegnamento si articola attraverso queste diverse strategie, diciamo, che sono anche cambiate nel corso degli anni, perché se inizialmente per l'appunto io tendevo ad insegnare, mi veniva chiesto, io per primo poi proponevo l'insegnamento strettamente collegato a quelli che sono i contenuti di Digicult, di cui poi adesso parleremo nell'ottica un pochettino più ampia di quello che è questo intervento. Nel corso degli ultimi anni mi è stato sempre più frequentemente chiesto per l'appunto di parlare del progetto Digicult e quindi di come per l'appunto in forma di progetto culturale sia stato possibile arrivare alla creazione per l'appunto alla realizzazione di un progetto, all'espansione per l'appunto di un progetto che ad oggi è sicuramente uno dei progetti più conosciuti a livello internazionale. A livello internazionale vuol dire semplicemente che il progetto che esiste solo ed esclusivamente in rete per vari motivi, tra cui motivi prevalentemente prettamente economici, in realtà
ad oggi vive in rete, prospera in rete grazie per l'appunto a tutta una serie di dinamiche relazionali che nel corso degli anni io, dietro al progetto Digicat e il progetto stesso, hanno potuto creare con praticamente tutti, cioè o perlomeno con il buon 80%, diciamo così, di tutti gli altri soggetti che a livello internazionale per l'appunto si occupano di arte, design e cultura legata all'utilizzo delle tecnologie digitali. Questo è per l'appunto l'ambito nel quale si muove Digicat e l'ambito per l'appunto del quale mi muovo io, cioè quello per l'appunto dell'impatto, del grossissimo impatto, del crescente impatto che hanno le tecnologie digitali o in generale le tecnologie o l'ambito della ricerca scientifica, se vogliamo estendere ancora di più il discorso, sia sull'aspetto artistico che nell'ambito del design che più in generale sull'aspetto culturale della società all'interno della quale ci muoviamo. Presumo che voi siate abbiate facilità per l'appunto di andare a vedere quello che è il progetto Digicat in un certo qual modo con un po' più di facilità. Cerco di condividere anche quello che è lo schermo con voi velocissimamente, andiamo in questo senso un pochino veloci e per l'appunto vi faccio vedere quello che è poi l'interfaccia, se la conoscete. Adesso sono dentro WordPress, però vabbè, poco cambia. L'interfaccia per l'appunto del progetto Digicat. Come vedete, il progetto Digicat è un progetto che per l'appunto è nato esclusivamente in rete. Il layout che state vedendo poi è un layout abbastanza recente, nel senso che è un layout per l'appunto di non più di 2 anni fa, che nasce per l'appunto come progetto editoriale. Nasce come progetto editoriale con l'idea, e l'ha avuto per un po' di anni, come potete vedere sulla destra in questo menu, nella parte del journal, con l'idea per l'appunto di pubblicare un magazine che era un magazine mensile. Un magazine mensile che è andato avanti fino più o meno a 2 anni fa, cioè quindi fino alla primavera del 2012, per poi diventare un vero e proprio journal, quindi una rivista scientifica per l'appunto che avesse una cadenza non mensile ma trimestrale e che si innestasse poi a sua volta all'interno di un circuito più ampio che era quello più in un certo qual modo accademico, comunque legato ai contesti universitari attraverso delle call precise su dei temi specifici. I contenuti poi si sono articolati, diciamo così, sono stati trasferiti e ancora oggi alimentano poi quella che è l'esistenza del sito stesso, l'esistenza di Digicat. Che lo conosciate o che non lo conosciate, potete vedere che innanzitutto entra in inglese, quindi pur tenendo romanticamente l'interfaccia bilingue, nel senso quindi potendo switchare tranquillamente anche sull'italiano, però il sito e tutto il trasferimento per l'appunto di valore culturale attraverso questa piattaforma passa solo ed esclusivamente, cioè passa prevalentemente in lingua inglese. L'idea per l'appunto di creare una piattaforma che fosse essenzialmente in lingua inglese nasceva e a tutt'oggi penso sia un'idea vincente, nasceva dall'idea che per l'appunto provare a fare cultura, diffondere per l'appunto cultura, tra l'altro in quella che ancora oggi fondamentalmente su quelli che sono i grossi numeri rimane una nicchia culturale rispetto a tante altre a tanti altri contesti, a tanti altri ambiti artistici e culturali molto più popolari in un certo qual modo, l'idea era per l'appunto, è sempre stata per l'appunto quella di produrre contenuti in inglese, comunicare per l'appunto in lingua inglese, proprio perché essendo un progetto che nasce, cresce e si sviluppa in rete, l'utilizzo della lingua inglese ha sempre permesso appunto delle dinamiche relazionali per l'appunto molto, molto interessanti, molto varie e soprattutto molto ampie. Il sito si articola proprio in maniera molto, molto semplice, in un certo qual modo attraverso una serie di contenuti che vengono categorizzati come news, come interviste, come report, come saggi e come call professionali per artisti, professionisti, designer, curatori critici che si muovono per l'appunto nell'ambito legato alle arti, design e nuove tecnologie. Potete scorrere il sito, ci sono recensioni di libri, le call per l'appunto, le ultime attività legate al progetto Digicat e poi una classica struttura per l'appunto di piattaforma editoriale con vari contenuti che come dire, si muovono e si articolano all'interno del sito.
perché questo sito in un certo qual modo è diventato paradigmatico e perché effettivamente ha avuto, diciamo così, un certo tipo di successo appunto anche a livello internazionale ed oggi è considerato per l'appunto una piattaforma importante per far confluire all'interno di un pubblico crescente ovviamente, quindi di numeri per l'appunto sempre maggiori, tutto un certo tipo di cultura legata per l'appunto all'uso delle nuove tecnologie o degli ambiti scientifici in senso più ampio, perché l'idea per l'appunto originale sin dall'inizio, quindi sin dal gennaio-febbraio del 2005, è stata per l'appunto quella di non gestire il progetto da solo, ma gestendolo in un certo qual modo da solo, di condividerlo il più possibile con tutta una serie di professionisti, una nuova generazione in un certo qual modo di professionisti che si occupassero dell'impatto delle nuove tecnologie in ambito artistico e culturale a 360 gradi. Per cui innanzitutto le sezioni all'interno delle quali noi ci muoviamo cercano di essere per l'appunto il più ampio possibile, per cui ci occupiamo, come potete vedere, di nuovi media in senso ampio, però appunto di suono, di design, di rete, di ambiti scientifici, di politica, ci occupiamo di software e ci occupiamo di tutto quello che è poi l'impatto della cultura open, delle tecnologie open, dei software e delle componenti software e hardware comunque in condivisione per l'appunto e aperte, che il cui sviluppo e il cui impatto ha contribuito per l'appunto alla nascita, allo sviluppo e alla creazione di un vero e proprio sistema culturale che si muove attorno all'utilizzo delle nuove tecnologie. Però, come dicevo, sin da subito la modalità precipua all'interno della quale si è mossa Digicalt è quello per l'appunto l'idea per l'appunto di creare reti, l'idea di creare possibili connessioni, l'idea di aprire per l'appunto il numero maggiore possibile di porte e di dare la possibilità a un numero maggiore possibile di entrare in un certo qual modo a far parte del progetto Digicalt o perlomeno di condividere quelli che fossero i suoi valori, sia professionali che culturali, con il progetto Digicalt o utilizzando il progetto Digicalt come piattaforma per poterli fare passare ad un pubblico sempre più ampio o che addirittura non necessariamente appartenesse a quelle nicchie disciplinari all'interno delle quali normalmente i professionisti si muovevano e forse ancora oggi molto spesso si muovono, anche se ovviamente le condizioni stanno cambiando radicalmente. Diciamo che noi è dal 2005 che cerchiamo di operare in questa direzione, per cui potete vedere che sin dai tempi della rivista e ancora oggi per quello che è poi il journal o comunque in generale per quelli che sono i contenuti del portale, sono gli autori quelli che sono da sempre, diciamo così, l'anima portante di questo progetto. Io mi limito in un certo qual modo a svolgere per l'appunto un'attività curatoriale, un'attività manageriale, un'attività di direzione, di coordinamento, diciamo così, di tutto questo ecosistema, ma per l'appunto l'ecosistema in realtà vive e si alimenta attraverso quelli che sono i contenuti e i valori culturali che sono forniti per l'appunto dagli autori che contribuiscono al progetto. Attraverso il link che trovate nel menu in alto degli autori potete scorrere tranquillamente quelli che sono gli autori che in questo momento sono attivi su Digicalt. Nel corso di questi 9 anni tantissimi sono stati gli autori che in un certo qual modo poi sono entrati, hanno contribuito al progetto, si sono staccati per vari motivi, sia professionali che per esigenze anche di vita. Alcuni di loro sono presenti sin dall'inizio, però per l'appunto potete trovare tantissimi di loro per l'appunto ancora attivi, ci sono anch'io ovviamente come autore perché anch'io contribuisco, che sono ancora attivi per l'appunto alla realizzazione di tutti i contenuti che potete vedere, che potete trovare su Digicalt. La cosa interessante, quello che ha sempre funzionato in un certo qual modo su Digicalt è che pur essendo partito per l'appunto dall'Italia, per cui pur trovando all'interno di questo network di autori, di professionisti, prevalentemente nomi italiani, alcuni dei quali sicuramente conoscerete, questo stesso sistema in un certo qual modo si è esteso molto rapidamente all'estero, innanzitutto perché per l'appunto il progetto produce contenuti in lingua inglese e quindi è letto per l'appunto da un pubblico internazionale, e in secondo luogo perché inevitabilmente
anche all'estero, diciamo così, o in generale per l'appunto in rete, progetti editoriali e culturali che avessero questo tipo di approccio, questo tipo di filosofia, non ce n'erano tantissimi, ancora oggi non ce ne sono tantissimi, per cui inevitabilmente DigiCult ha fatto e ancora oggi fa da collettore per l'appunto di tutta una serie di professionisti e tutta una serie di esperienze nell'ambito per l'appunto dell'arte e dell'usare nuove tecnologie. La cosa che poi anche secondo me è estremamente interessante, che potete scoprire anche un pochettino da soli muovendovi all'interno di questo elenco, è osservare le diverse professionalità e i diversi profili, anche i diversi background, i diversi tipi di esperienze e i diversi ambiti disciplinari all'interno dei quali si muovono per l'appunto tutti questi professionisti. Parliamo di professionisti in senso ampio, nel senso che parliamo di curatori, di critici, di sociologi, parliamo di giornalisti, ci sono anche direttamente degli artisti e dei designer, ci sono curatori di musei o di spazi culturali e questo dal mio punto di vista è estremamente interessante, perché si possono poi essi stessi occupare di ambiti molto differenti, si occupano di arte in rete, si occupano appunto del rapporto arte-scienza, si occupano di software art, si occupano per esempio di games, si occupano di audiovisivi, chiaramente si occupano di musica elettronica, si occupano di cinema sperimentale, si occupano di arti performative, insomma gli ambiti disciplinari li abbiamo sempre cercati di avere appunto il più ampio possibile, cercare di coprire in questo spettro un panorama per l'appunto quanto più ampio possibile a 360 gradi su quello che è per l'appunto l'impatto delle tecnologie, dei computer, comunque di quello che sono le tecnologie digitali, le tecnologie di rete sugli ambiti culturali e artistici nei quali ci muoviamo nella società di oggi. Torno un attimino a ricondividere il mio viso, così potete ancora vedermi. Niente, per cui l'ambito di ricerca all'interno del quale mi muovo io poi è un ambito di ricerca per l'appunto abbastanza vasto, come potete vedere, e anche la mia tipologia di professionalità è una professionalità che nel corso di tutti questi anni si è sviluppata e si è ampliata in un certo qual modo proprio grazie alle dinamiche relazionali che da un punto di vista strettamente professionale sono riuscito a creare tramite DigiCult. Io sono figlio di quello che è il progetto DigiCult e sono totalmente innervato con quello che è il progetto DigiCult, proprio perché la piattaforma è sempre stata utilizzata da me in primis e in un certo qual modo anche da tutte le persone che mi hanno collaborato, anche le persone che collaborano ancora oggi con me strettamente in redazione o in altri ambiti più manageriali di quello che è il progetto, è sempre stata utilizzata con l'idea per l'appunto di creare ulteriori relazioni professionali. E anche la nostra stessa professionalità, la mia stessa professionalità è diventata nel corso degli anni una professionalità sempre più liquida, in un certo qual modo, sempre più ibrida e in un certo qual modo difficilmente categorizzabile. Per cui insegno, lavoro come docente perché esiste DigiCult. DigiCult collabora per l'appunto come media partner, per esempio, per tutta una serie di eventi che sono anche degli eventi importanti sia sul territorio nazionale che chiaramente in chiave internazionale, grazie per l'appunto a tutta una serie di dinamiche che si sono intessute, una serie di relazioni che si sono intessute per l'appunto solo e unicamente grazie alla rete, solo e unicamente grazie a processi di networking, ovviamente in maniera sempre più accelerata, soprattutto nell'arco degli ultimi 3 anni, con la grossa esplosione dei social network, prevalentemente chiaramente Facebook, Twitter, Google Plus, LinkedIn. Adesso non sto a snocciolare i numeri che comunque non sono, come potete anche vedere da soli, non sono dei numeri altissimi, però sono dei numeri molto 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 selezionati, e questo è un po' il discorso. Cioè, tutte le reti che è riuscito a creare DigiCult e Marco Mancuso è riuscito a creare nel corso di questi anni danno la possibilità al progetto di essere da un lato estremamente esposto in termini sia positivi che negativi, ma dall'altro anche dà la possibilità al progetto di aprire costantemente per l'appunto una serie di potenzialità anche attraverso delle dinamiche in peer-to-peer, proprio attraverso delle dinamiche di relazione professionale di cui si vede l'inizio e molto spesso di cui non si vede la fine. Ma è anche vero che molto spesso la fine è molto più interessante dell'inizio, e questo è un, è un,
è una dinamica che ancora oggi, nel 2014, molto, molto spesso mi sorprende. E anche tutte le professionalità, tutti i soggetti che in un certo qual modo si sono legati, chi più, chi meno, al progetto Digicult in questi anni sono evoluti in un certo qual modo nella loro stessa professionalità. Mi vengono in mente tantissimi nomi di colleghi, di persone con cui ho condiviso e condivido tutt'oggi un percorso di crescita professionale legato o non legato a quello che è il processo Digicult, di quello che è il progetto Digicult, che hanno anche modificato e ampliato in un certo qual modo il loro percorso professionale, rendendolo via via sempre più ibrido. Io per primo in un certo qual modo sono una professionalità ibrida, perché per l'appunto, pur dirigendo, pur definendomi in un certo qual modo direttore del progetto Digicult, quindi direttore di un progetto editoriale e culturale, allo stesso tempo sono un docente. Per quanto riguarda per l'appunto l'ambito dell'education, soprattutto in Italia, però in generale anche dalle mie esperienze di conoscenza con altri professionisti e di docenza diretta, di esperienza diretta sia all'interno di scuole che nell'ambito di lecture e conferenze fatte nel corso di tutti questi anni anche all'interno di festival e di grossi eventi culturali, noto e ho visto come per l'appunto tutte queste figure in un certo qual modo sono passate attraverso l'ambito della docenza, sono state sempre più valorizzate in un certo qual modo da quello che è l'ambito sia dell'università che per l'appunto delle accademie. E questo è un processo estremamente interessante, perché perlomeno per tutti coloro che più o meno hanno la mia età, o comunque per tutta quella fascia generazionale che sta tra, diciamo, i 30 e i 40 anni, è stato un percorso estremamente interessante, perché in un certo qual modo nessuno di noi si è prettamente formato per quello che fa oggi, proprio perché nel momento in cui noi ci stavamo laureando, quelle che erano le tecnologie per come le conosciamo oggi, se pensate all'ambito per l'appunto di sia dell'utilizzo per esempio dei software liberi per fare grafico, per realizzare audiovisivi, sia per quanto riguarda l'ambito dell'open hardware, mi viene in mente per l'appunto Arduino, sia per quanto riguarda le tecnologie interattive, sia per quanto riguarda anche le tecnologie di rete, tutto questo, diciamo, già 10 anni fa non esisteva nella forma in cui esiste oggi. Per cui tutta una serie di dinamiche per l'appunto professionali e relazionali noi, come dire, ci siamo trovati dentro, sono diventate parte per l'appunto del nostro percorso professionale e sono diventate parte della nostra modalità per l'appunto di creare cultura e di condividere per l'appunto valore. L'idea di condividere valore, di diffonderlo per l'appunto a un numero maggiore possibile di persone, l'idea di essere costantemente visibili, costantemente connessi con tutto un network di professionisti attorno a noi, è per Digicult, per me stesso, assolutamente basilare, assolutamente centrale. Al contempo lavoro come curatore, mi capita per l'appunto di lavorare come critico, quindi mi chiedono per l'appunto di curare dei progetti editoriali che possono essere esterni a Digicult. Per coloro che ci conoscono un pochino più da vicino, noi abbiamo curato alla fine del 2012 con 5 autori che sono legati, diciamo così, a Digicult, che sono Bertram Nissen, Claudia D'Alonso, Alessandro Delfanti, Sabina Barcucci ed Elena Biserna. Abbiamo curato, per esempio, per una rivista francese che si chiama MCD, che potete trovare online, MCD come Musique et Culture Digitale, il mio francese è terribile, però potete trovarla da soli, è una delle poche riviste a livello internazionale che ha, come dire, le economie per poter stampare, quindi non esiste come magazine online, ma è un magazine per l'appunto cartaceo che si occupa di arte e nuove tecnologie. Mi hanno chiesto alla fine del 2012 di curare per l'appunto un numero così speciale, una issue per l'appunto della loro rivista, che insieme appunto a Bertram Nissen soprattutto abbiamo deciso di incentrare su quello che era l'idea per l'appunto dell'open, su quello che era la modalità per l'appunto di su quello che era l'impatto per l'appunto delle tecnologie open sugli ambiti artistici, culturali e progettuali a 360 gradi nella cultura contemporanea. Questo è una cosa che per l'appunto capita a Digicult, capita a me e permette per l'appunto di aumentare ulteriormente quelle che sono le relazioni professionali con tutta un'altra serie di professionisti, di artisti, di designer, di curatori che gravitano per l'appunto attorno al progetto.
Questi sono degli esempi, diciamo così, potremmo andare avanti per ore su questo, nel senso poi molti dei risultati che sono stati ottenuti da questo punto di vista li potete tranquillamente trovare per l'appunto sul progetto Digicart. Però l'idea per l'appunto di avere l'idea di creare per l'appunto valore culturale che potesse essere condiviso, l'idea per l'appunto di condivisione, l'idea di networking, l'idea di trovare, di ricercare in un certo qual modo sempre delle nuove modalità di produzione e di condivisione, per l'appunto di cultura, trattando tra le altre cose di un ambito molto specifico che perlomeno nel nostro paese, comunque anche a livello internazionale, non raccoglie grossi crediti né da un punto di vista popolare né da un punto di vista per l'appunto istituzionale, cioè l'ambito appunto dell'impatto delle nuove tecnologie sull'ambito artistico, del design e della creatività, è sempre stato per l'appunto il nostro core e in un certo qual modo la modalità attraverso cui tutta una serie di progetti online si sono sviluppati nel corso di questi anni e in un certo qual modo sono anche riusciti a progredire anche da un punto di vista economico. Certo, poi all'estero soprattutto hanno modalità di sostentamento per l'appunto di questi progetti spesso molto diverse da quelle che noi possiamo avere appunto in Italia, aiuti istituzionali o comunque affiliazioni piuttosto strette anche di sostentamento con poli universitari, con poli accademici o in generale per l'appunto con centri di ricerca, tutte realtà che nel nostro paese ovviamente non abbiamo, di cui non possiamo godere, ma questo sarebbe poi un discorso più ampio, più lungo, anche un pochino più polemico, che probabilmente non facciamo nemmeno in tempo, voglio dire, a trattare in questa sede. Sono molti poi, come dire, gli aspetti in senso più ampio, in chiave più ampia, sono molti gli aspetti che possono essere così trattati e affrontati se andiamo a vedere più nello specifico quello che è poi l'impatto per l'appunto delle reti, delle strutture aperte, delle strutture in peer-to-peer su quello che è per l'appunto la diffusione ampia della cultura. Ci saranno poi anche altri ospiti all'interno di questa serie di talk successivi a me che affronteranno sicuramente questo aspetto anche in chiave molto diversa. L'ambito nel quale io mi muovo e quindi l'ambito in cui muoviamo anche, cioè articoliamo anche tutta questa presentazione è un ambito strettamente artistico, cioè è un ambito che si occupa per l'appunto di vedere quello che è il possibile impatto sulle tecnologie, ma anche su quelli che sono i linguaggi espressivi, su quelle che sono le modalità di ricerca e anche poi ultimamente, questo è un discorso molto molto interessante che anche io personalmente sto affrontando in epoca recente, su quelli che poi sono anche le modalità di sostentamento economico di questi progetti culturali che si occupano per l'appunto di questi ambiti, soprattutto in questo periodo di crisi economica e soprattutto in questo periodo di grossi tagli alla cultura che vengono fatti, tra le altre cose, non solo e unicamente nel nostro paese, ma anche in chiave più generale in molti paesi d'Europa, appunto della comunità europea, però anche negli Stati Uniti non è che se la passano troppo bene da questo punto di vista, e quindi è un discorso piuttosto ampio, cioè è un discorso per il quale poi tutte queste strutture, sfruttando fondamentalmente, o cercando di sfruttare tutte queste reti, tutte queste, come dire, queste dinamiche di network e questa creazione per l'appunto di valore condiviso, stanno cercando per l'appunto delle modalità anche di sostentamento economico, proprio partendo appunto da quella dinamica di condivisione che crea per l'appunto valore culturale, che deve essere in un certo qual modo poi anche tradotto in valore strettamente economico. Perché se storicamente per l'appunto progetti culturali come potevano essere Digicat, ma in generale quelli che erano grossi gruppi culturali, diciamo così, grossi centri culturali, vivevano per l'appunto del sostentamento da parte appunto di istituzioni e governi, se questo viene a mancare e verrà probabilmente a mancare purtroppo anche negli anni a venire, è chiaro che sfruttando per l'appunto tutte queste dinamiche relazionali c'è l'idea e si sta cercando poi anche in chiave più ampia, non solo nel nostro paese, però anche in chiave più ampia, di trovare per l'appunto delle modalità di sostentamento economico che in un certo qual modo rendono tutto questo scenario, sebbene più complesso, altrettanto interessante, altrettanto vivo.
Quello che è interessante poi osservare è anche come tutte queste dinamiche di relazione, tutte queste reti, tutti questi processi per l'appunto di condivisione arrivano in un certo qual modo, sia in senso positivo che in senso negativo, ad influenzare quelle che sono poi le estetiche anche di produzione dei lavori artistici, quelli che sono anche i linguaggi di ricerca all'interno di tutti questi medium che poi diventano, tra le altre cose, stanno in un certo qual modo evolvendo verso una crescente integrazione. Sono tantissimi gli esempi da questo punto di vista, però tutto quello che è l'ambito per l'appunto dei free software, pensate a grosse piattaforme come possono essere ad oggi grosse piattaforme di diffusione per l'appunto a livello internazionale su tutta un'intera classe di professionisti, di artisti, di designer, come può essere per esempio Processing. Se pensate ad un'altra piattaforma analoga poi come quella di Open Frameworks, se pensate ad una delle ultime piattaforme nate che è quella di Cinder, sono tutte piattaforme e progetti che poi sono nate per l'appunto da come dire, da soggetti o da gruppi che per l'appunto si muovono e producono poi con estrema efficacia, diciamo così, a cavallo tra il mondo dell'arte, il mondo del design e il mondo del professionismo. Sono tutte esperienze estremamente interessanti di diffusione per l'appunto di software, che sono software liberi per la creazione, in questo caso specifico, di componenti visuali, ma possiamo fare un discorso assolutamente analogo per altre tipologie di software con altri tipi di funzioni. Non abbiamo il tempo ovviamente anche di elencare in maniera completa tutto questo discorso, tutto questo panorama, però se pensate per l'appunto all'utilizzo e alla diffusione di questi software, che sono per l'appunto dei software liberi, non sono dei software proprietari, quindi non richiedono pagamento di licenza, si diffondono attraverso le reti solo per l'unico vero valore che li accompagna, e cioè la possibilità di garantire in un certo qual modo un livello di professionalità e di ricerca per l'appunto sul linguaggio estetico assolutamente fondamentale e assolutamente aggiornato ed integrato con quella che è la cultura all'interno della quale noi ci muoviamo. Stesso discorso vale anche per le dimensioni hardware, se pensate ovviamente al successo e alla diffusione internazionale di una piattaforma come Arduino, a volte rimane qualcosa di sorprendente, però anche quella che è proprio la storia, la diffusione per l'appunto e la capacità che ha avuto Arduino di essere in un certo qual modo la cosa giusta, il momento giusto, nel posto giusto e di potersi diffondere con questa viralità attraverso tutti i professionisti o anche i semplici amatori, quelli che poi oggi vengono in maniera più ampia conosciuti con il termine maker, hanno dato la possibilità per l'appunto e danno ancora oggi la possibilità non solo appunto a semplici amatori ma a interi professionisti, a gruppi di designer di lavorare per l'appunto con le tecnologie interattive o con le tecnologie di rete, a cavallo tra le altre cose, integrando tra le altre cose quelli che sono gli oggetti fisici che esistono nel mondo reale con la virtualità che può esistere sia all'interno di un computer, pensando ai flussi audiovisivi che possono provenire per l'appunto da un computer, oppure addirittura a quelle che sono le strutture di rete, per l'appunto le dinamiche di rete, sono potenzialità per l'appunto infinite e fondamentalmente ancora probabilmente inesplorate, anche per l'appunto, non solo per l'appunto in termini di ricerca tecnologica, ma anche e soprattutto per quello che è il potenziale da un punto di vista culturale e estetico che possono avere all'interno della società nella quale ci muoviamo, però anche da un punto di vista professionale, laddove per professionismo utilizzo probabilmente a sproposito, però mi piace utilizzarlo in questo modo, una modalità di relazione per l'appunto dell'artista, del creativo, del designer con il mondo del mercato. Il mondo del mercato, che chiaramente è un mondo ampio, un mondo a 360 gradi, sicuramente un mondo anche qui sempre più liquido, sempre più diffuso, che intende non solo il mercato per l'appunto dei grossi eventi culturali, non solo il mercato come può essere il mercato del product design, per fare un esempio, o il mercato della moda, o il mercato della pubblicità, il mercato per l'appunto dei videoclip, ma anche per esempio il mercato dell'arte. Sono tantissimi, sono veramente tantissimi, sono un numero letteralmente crescente. Ci sono tantissimi esempi a livello sia nazionale che internazionale di artisti e designer che si muovono con sempre maggiore efficacia, diciamo così, tra il mercato dell'arte
il mondo dell'arte, inteso per l'appunto il mondo delle gallerie, il mondo dei festival, il mondo dei grossi eventi culturali e i mondi dei mercati, per come li conosciamo, diciamo così, più prosaicamente. Si muovono con estrema efficacia, con estrema abilità, tra le altre cose, utilizzando per l'appunto tutti quegli strumenti che sono fondamentalmente gli strumenti che conosciamo e che utilizziamo anche noi oggi quotidianamente, e sono degli strumenti che per l'appunto sono spesso strumenti software, hardware e tecnologie che sono per l'appunto tecnologie free, sono tecnologie open, sono tecnologie condivise, e muovendosi con estrema efficacia tra network professionali estremamente vari, estremamente ibridi, che si integrano in maniera sempre più efficace, grazie ovviamente anche alla diffusione attraverso i social network che poi quotidianamente noi utilizziamo. Spenderei un capitolo a parte, perché questo invece è un mondo estremamente in evoluzione in questo momento, sul quale c'è grande attenzione e i cui confini effettivamente in questo caso sono veramente fortemente inesplorati, e cioè il rapporto tra arte e scienza. Anche io come professionista, occupandomi di arte e design, gli artisti e i designer che lavorano a stretto contatto non tanto con i media center, per come li abbiamo conosciuti nel corso degli ultimi 20-25 anni, ma con i laboratori scientifici, sono ancora in un certo qual modo numericamente pochi. Anche le modalità che questi artisti e designer hanno di venire in contatto per l'appunto con questi laboratori sono delle dinamiche ancora tendenzialmente inesplorate, proprio perché il mondo dell'arte e della scienza, sebbene abbiano avuto chiaramente storicamente, per chi di voi si interessa di questi ambiti, abbiano avuto storicamente delle liaison piuttosto strette, piuttosto intense, ancora oggi in un certo qual modo non sono stati questo tipo di rapporti in un certo qual modo non è stato ancora standardizzato, ecco. E se il mondo della scienza guarda con un misto, diciamo così, di curiosità e di ostilità al mondo dell'arte e del design, contemporaneamente il mondo dell'arte e del design, sebbene molto attratto da quelle che sono le potenzialità per l'appunto dell'ambito scientifico, quindi tutto ciò che non è strettamente connesso alla digitale, ai codici, alle reti, ma proprio all'ambito della ricerca scientifica in quanto tale, in un certo qual modo soffre di un'inevitabile ignoranza di quelli che sono i processi, per l'appunto, non solo di ricerca, ma anche di modalità di interazione con questo mondo, con questo universo. È sicuro che nel giro di pochi anni anche queste reti professionali, quindi queste dinamiche di rete, queste modalità per l'appunto produttive di ricerca in peer-to-peer si allargheranno fino a coinvolgere anche sempre di più l'ambito della ricerca scientifica, laddove ci sono delle potenzialità sia in termini di ricerca che in termini per l'appunto estetici veramente, veramente inesplorate. Mi è capitato per l'appunto di venire in contatto e di lavorare anche in un certo qual modo, in maniera magari non diretta, però per l'appunto mi è capitato di invitare degli artisti ad eventi culturali sia qui in Italia che all'estero, che lavorano per l'appunto sullo stretto contatto tra arte e scienza, e devo dire che effettivamente le modalità espressive sono estremamente interessanti, sono spesso estremamente interessanti. Quindi, quelli che sono gli ambiti, in un certo qual modo, anche di sviluppo economico di progetti come il progetto Digicat, ma in generale di quelli che sono progetti culturali, ecco, che diffondono per l'appunto valore culturale in rete, occupandosi in un certo qual modo di arte e design, nuove tecnologie sono, come detto prima, in questo momento dei temi estremamente interessanti, dei quali anche in un certo qual modo volente o nolente mi sto occupando. Il motivo, diciamo, il momento, ecco, dal quale ho iniziato ad occuparmi è stato da ormai un anno e mezzo fa, quando avevo deciso di portare un progetto per la prima edizione del bando Che Fare. Il progetto che avevo portato, che poi ovviamente non ha vinto, però era stato selezionato tra gli ultimi progetti, era per l'appunto la creazione di una piattaforma in rete che potesse mettere in stretta collaborazione diretta gli artisti, i designer, i professionisti che lavorano attorno al mondo dell'arte e del design, gli studenti, ok, quindi l'ambito anche dell'education, l'ambito della ricerca scientifica e soprattutto, diciamo così, l'ambito l'ambito dell'industria, ok? Quindi l'ambito per l'appunto dei mercati che si occupino ovviamente in un certo qual modo di information communication technology o di ricerca scientifica, di ricerca sui materiali, cioè tutti quegli ambiti per l'appunto
aziendali, appunto, della ricerca industriale che potessero essere, che sono e sempre di più saranno interessati a lavorare direttamente con i professionisti, con i creativi e con inevitabilmente anche l'ambito delle, delle accademie e della ricerca scientifica. In rete non esiste nulla di tutto questo, siamo ancora lontani dalla creazione di un progetto di questo tipo, però è sempre più ampio, diciamo così, il numero di esempi, anche di esempi importanti, non di esempi piccoli, di esempi importanti a livello internazionale prevalentemente. L'unico esempio che conosco qui in Italia è il progetto Chilometro Rosso nell'area di Bergamo, che sta collaborando strettamente con l'Accademia di Bergamo all'interno della quale io insegno, però a livello internazionale è un percorso che, diciamo così, alcuni festival storici come per esempio Ars Electronica o altri centri di ricerca estremamente importanti come per esempio il SimLab di Zurigo, oppure anche gruppi di designer come per esempio Artcom di Berlino, stanno sperimentando già da un pochino di anni. Mi viene in mente anche la Aalto Media Factory che sta a Helsinki, mi viene in mente anche Furtherfield, che è un progetto molto simile in un certo qual modo a Digicalt. Ci occupiamo fondamentalmente degli stessi temi e lavoriamo appunto anche con modalità di rete di condivisione molto molto simili, e loro appunto sono spesso appunto in contatto anche con l'ambito della ricerca industriale, proprio perché da lì potrebbero arrivare quelle economie in un certo qual modo che garantirebbero appunto la sopravvivenza e la possibilità per l'appunto sia di creare economie, sia dall'altro di creare per l'appunto un valore, una modalità di valore culturale altrimenti destinata probabilmente al fallimento, se ancora nell'idea di alimentarsi attraverso un assistenzialismo statale o istituzionale. Ecco. In questo senso sto ancora una volta seguendo una ricerca estremamente importante, sempre per quella rivista francese di cui vi parlavo prima, MCD, il numero in uscita a giugno, che sarà il numero 74, il numero in uscita a giugno sarà per l'appunto il numero delle Art Industries, cioè è un numero che questa volta però curo tutto da solo, e sarà un numero articolato in due parti, diciamo. Da un lato ho chiesto per l'appunto dei testi ad una serie di professionisti, per cui ci sarà il direttore dello studio Ubersé, che lavorano per l'appunto sul rapporto tra design interattivo e industria, ci sarà Mark Garrett come direttore di Furtherfield, ci sarà Caroline Ron che è direttrice di Metamute, che è un progetto editoriale storico negli Stati Uniti, ci sarà nuovamente Claudia D'Aronzo che si occuperà invece di una veste storica, no? Cioè quindi di andare ad indagare, anche questo è estremamente interessante, di andare ad indagare quello che è stato fatto prima dell'arrivo delle tecnologie digitali, prima dell'arrivo delle tecnologie di rete, come il mondo dell'arte e delle industrie avevano per l'appunto delle relazioni estremamente interessanti che potrebbero essere replicate e amplificate ad oggi proprio grazie all'avvento delle reti e grazie a queste dinamiche di condivisione. E poi la seconda parte è una parte per l'appunto di interviste, cioè quindi una parte di case studies, sono interviste che ho fatto direttamente per l'appunto al direttore di Ars Electronica, perché l'Ars Electronica Lab, per chi lo vuole andare a cercare in rete, vive per l'appunto di questo tipo di relazioni, di dinamiche, di produzione a stretto contatto con il mondo delle industrie che sono interessate ovviamente all'ambito artistico, all'ambito del design, a tutti quei professionisti che ovviamente hanno perfetta conoscenza di quelli che sono i codici software e hardware per la realizzazione per l'appunto di oggetti artistici e culturali e per l'apertura per l'appunto di tutta una serie di reti che le industrie stesse ovviamente in questo momento non hanno. Ho intervistato il direttore appunto della Aalto Media Factory, ho intervistato il direttore di Artcom, di questo Joachim Sauter, che è uno dei designer, degli interaction designer storici della scena europea, ho intervistato il direttore della Science Gallery, e adesso non me lo ricordo, però insomma sono state fatte una serie di interviste di case studies per l'appunto in quest'ottica. Perché da questo punto di vista per l'appunto c'è estremo interesse e dal mio punto di vista come professionista che si muove all'interno di questo ambito, e ve lo dico non solo perché sono direttore di Digicalt, quindi non solo perché Digicalt è un osservatorio che osserva queste dinamiche, ma proprio come parte in causa, proprio come professionista che, come dire, cerca di alimentarsi, no? e di vivere all'interno di questo mondo e di creare per l'appunto cultura e valore che possa, per l'appunto si spera possa andare avanti per una serie di anni ancora a venire. Tutto questo tipo di relazioni sono delle relazioni estremamente interessanti che
passatemi in termini, non appartengono poi molto all'ambito delle start-up, ma quanto più a quello strettamente connesso con il mondo della cultura in senso, diciamo così, un pochettino più ampio e che legate per l'appunto poi alla produzione artistica in senso in maniera per l'appunto un po' più precipuo. E in questo senso tutte le reti di cui vi ho parlato fino ad ora, di cui potremmo andare avanti appunto a parlare per ore, sono delle reti in rapida esplosione. Sono delle reti in rapida esplosione e sono delle reti che soprattutto si stanno aprendo a delle modalità per l'appunto di relazione e di interazione che ogni tanto sono veramente sorprendenti. È un qualcosa di molto nuovo per me, sono dentro questo tipo di ricerca da poco, arrivo chiaramente da tutto un bagaglio, da tutto un percorso anche di letture più legato a quello che è il mondo delle industrie creative, cosiddette, ma che in un certo qual modo spinge di più verso per l'appunto le tecnologie che abitano il nostro mondo oggi, sia che siano tecnologie software che tecnologie hardware, che siano evidentemente tecnologie di rete. Sono molti gli esempi da questo punto di vista, sono molti e sono estremamente interessanti. Vi lascio con alcuni esempi quasi inquietanti, ecco, non mi vengono altri termini, ricondivido con voi lo schermo e vi lascio con alcuni esempi che sono secondo me indicativi. Google da questo punto di vista, per esempio, su tutto quello che è la creatività in rete la fa da padrona per mille motivi che ovviamente tutti quanti conosciamo, però sta spingendo verso direzioni che sono veramente, veramente interessanti. Adesso non so se riuscite a vedere i link, eventualmente poi ve li metto in chat, però il Google Creative Lab è un esempio, magari qualcuno di voi lo conosce, è un esempio di tutto questo discorso. La cosa interessante è che a capo del Google Creative Lab, che sta sviluppando tecnologie creative per l'appunto, tecnologie creative per quella che sarà l'internet di domani, per quella che saranno le reti di domani, a capo del Google Creative Lab è stato messo uno dei primi artisti, dei primi software artist che si occupavano per l'appunto di arte generativa utilizzando le prime versioni di Processing quando Processing uscì, che si chiama Aaron Koblin. Aaron Koblin è un artista a livello internazionale, è conosciuto come artista a livello internazionale, è molto interessante il processo per il quale Google lo porta dentro la sua struttura, dandogli appunto la direzione del Google Creative Lab per andare a vedere le potenzialità creative per l'appunto delle reti nel prossimo domani. Se andate sul sito di Aaron Koblin vedrete poi i progetti che lui ha sviluppato con Google, appunto col Google Creative Lab, che vi consiglio di far girare solo su Google Chrome, ma altrimenti vi fanno crashare la macchina e questo chiaramente è un dazio da pagare. Questa è un'altra piattaforma estremamente interessante, che sempre di Google, guarda caso, che si chiama Google Think Insights, e questo è il Creative Sandbox. Qua dentro trovate tutta una serie, questa è una piattaforma editoriale, una piattaforma informativa, quindi trovate tutta una serie di esempi di interviste, di case studies, di artisti, creativi, designer che lavorano chiaramente con tecnologie di rete, che possono essere interessanti per chi? Per questo bottone qui, cioè per il mondo delle industries, ok? Per il mondo delle aziende, perché sono le aziende coloro che in numero crescente sono sempre più interessate a lavorare direttamente a contatto con questo tipo di creativi. Chiaramente questo è un ambito di rete, ma tutto questo modello è un modello facilmente e rapidamente estendibile ad altri ambiti, chiaramente al di fuori di quello che è lo stretto ambito di rete. In questo momento, chiaramente, nell'Information Communication Technology, Google la fa da padrona, e quindi gli investimenti che Google sta mettendo da questo punto di vista sono potenzialmente molto, molto più alti rispetto ad altri ambiti di ricerca, però sono convinto che sia solo questione di tempo. Altri esempi abbastanza interessanti sono le conferenze. Se guardate le TED Talk, come sono cambiate le TED Talk nel corso degli ultimi anni, avete un quadro abbastanza interessante, nel senso che all'interno delle TED Talk è un numero sempre maggiore di artisti che per l'appunto si occupano di arte e nuove tecnologie, di designer che lavorano con le nuove tecnologie e anche a cavallo poi della ricerca scientifica sono sempre più presenti all'interno delle TED Talk. Quindi è anche interessante come queste grosse conferenze, questi grossi eventi, diciamo così, di diffusione culturale si stanno interessando sempre di più all'ambito creativo, artistico e progettuale di tutta una generazione che da anni per l'appunto lavora in questa direzione. Queste che vi sto facendo vedere sono le Momo Conference. Le Momo Conference sono delle conferenze molto interessanti. Questo, una pagina si apre su Kevin Slavin, che tutti quanti voi sicuramente conoscerete, però il consiglio poi andare a vedere anche le altre talk, gli altri talk e seguire poi questo processo
di come anche le Momo Amsterdam, che sono per l'appunto delle conferenze professionali, prevalentemente sono delle conferenze marchiate da Momo, e sono per l'appunto interessate a questo ambito, così come per esempio le Seed Conferences. Le Seed Conferences arrivano da questa rivista che si chiama Seed Magazine, queste sono le Seed Design Series, scusate, ho sbagliato il termine, e anche qui la pagina si apre per esempio su Natalie Jeremienko, che è un nome storico della NetArt di fine anni 90, cavallo 2000. Ci sono anche poi altri esempi altrettanto interessanti, come per esempio il Resonate Festival, che io porto sempre ad esempio di un qualcosa che in Italia dovrebbe essere fatto domani, non dopodomani, dovrebbe essere fatto domani. Si chiama Resonate, lo fanno a Belgrado, raccoglie tutti i migliori professionisti e tutti i creativi e che lavorano prevalentemente in Europa, su ambiti completamente diversi, completamente vari, a cavallo tra software art, arte generativa, game art, performance, installazioni audiovisive, interattività, l'ambito del 3D printing, c'è veramente un po' di tutto, cioè si muovono videoclip, produzioni cinematografiche, si muovono veramente a 360 gradi. Però la cosa interessante dei format, per l'appunto, anche di questi grossi festival culturali, è un format nuovo. Perché non ha una componente espositiva, non ha una componente performativa. Come potete vedere da qui, sono previsti 16 workshop, ben 38 lecture, solo 6 proiezioni e 8 performance. Quindi vedete che il core, per l'appunto, anche di questi grossi eventi culturali è incentrato su una parte di education, quindi su una parte di diffusione appunto della cultura, e quindi ritornare al discorso relazionale, che in questo caso si muove a cavallo in maniera estremamente efficace tra la rete, ma la presenza fisica anche di fronte al professionista, che spiega ad un pubblico interessato, e vi assicuro che se guardate anche le foto, diciamo così, del pubblico, sono foto chiaramente che raffigurano, diciamo così, prevalentemente ragazzi, studenti o comunque professionisti che si muovono in questo ambito, spiegano e illustrano, diciamo così, la loro modalità di lavoro, la loro professionalità e inevitabilmente anche le reti che sono state in grado di crearsi in questi anni. Prima del Resonate esisteva questo festival, che poi è ancora vivo oggi, che è l'OFF Festival, che fanno ogni anno a Barcellona. OFF con 3F, quest'anno lo fanno a Barcellona a maggio, sì, dal 15 al 17 maggio, e l'ultimo che vi segnalo è il Future Everything, che invece fanno a Manchester. Sono tre, in Europa perlomeno, sono tre grossi eventi culturali che si muovono tutti in questa direzione, cioè nella direzione per l'appunto della condivisione, nella direzione per l'appunto della diffusione di conoscenza, di valori culturali, muovendosi ovviamente in maniera altrettanto efficace in rete attraverso una serie di dinamiche relazionali, che poi sono per l'appunto il core del master che state seguendo. Io mi fermo perché abbiamo più o meno esaurito la nostra oretta, lascio una decina di minuti per le domande e intanto vi ringrazio.